Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Isabella Biagini, 1940-2018. Isabella Biagini, nata l'8 dicembre 1940 a Roma, è stata una talentuosa attrice e imitatrice italiana. La sua carriera artistica ha inizio negli anni 50, dove si è distinta per la sua versatilità e il suo straordinario talento comico. La Biagini è diventata celebre per le sue eccezionali imitazioni di personaggi noti, tra cui spiccano le interpretazioni di Anna Magnani e Sofia Loren. La sua presenza carismatica si è estesa dalla scena teatrale al cinema e alla televisione italiana, guadagnandosi un posto di rilievo nel mondo dell'intrattenimento. Isabella Biagini ci ha lasciati il 14 aprile 2018 a Roma, ma il suo contributo al panorama comico italiano rimane un ricordo indelebile. Oreste Lionello, 1927-2009. Oreste Lionello, nato il 18 aprile 1927 a Rodi, Grecia, è stato un poliedrico attore, doppiatore e imitatore italiano. La sua carriera artistica ebbe inizio negli anni 50 e si distinse per la sua straordinaria abilità nell'imitare voci di personaggi famosi, contribuendo significativamente al mondo dell'intrattenimento italiano. Lionello lavorò intensamente in teatro, cinema e televisione, divenendo noto per la sua presenza carismatica e il suo talento unico. La sua scomparsa il 18 febbraio 2009 a Roma ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati di spettacolo in Italia. Gigi Sabani, 1952-2007. Luigi Gigi Sabani, nato il 5 ottobre 1952 a Roma, è stato un affascinante attore, presentatore televisivo e imitatore italiano. La sua carriera iniziò negli anni 50, e Gigi Sabani si fece notare per le sue abilità di imitazione e la sua presenza magnetica sui palcoscenici televisivi. Contribuì al mondo dello spettacolo italiano attraverso il suo lavoro in radio, teatro e cinema. La sua scomparsa il 4 settembre 2007 a Roma fu un momento di tristezza per gli amanti dell'intrattenimento italiano. Anna Marchesini, 1953-2016. Anna Marchesini, nata il 19 novembre 1953 a Orvieto, è stata un'icona del mondo dell'umorismo italiano. Attrice, comica e imitatrice di grande talento, Marchesini raggiunse la celebrità per le sue esibizioni comiche e le brillanti imitazioni di personaggi famosi. La sua carriera spaziò dal teatro al cinema e alla televisione, partecipando a programmi comici di grande successo. Anna Marchesini ci lasciò il 30 luglio 2016 a Orvieto, ma il suo spirito vivace e il suo contributo all'umorismo italiano perdurano nei cuori dei suoi fan. Alighiero Noschese, 1932-1979. Alighiero Noschese, nato il 25 novembre 1932 a Napoli, è stato un affascinante attore, comico e imitatore italiano. Una delle figure di spicco della scena comica italiana degli anni 60 e 70, Noschese si distinse per le sue abilità di imitazione e il suo stile unico. La sua carriera spaziò tra televisione, teatro e cinema, regalando al pubblico momenti indimenticabili. La sua scomparsa il 3 dicembre 1979 a Roma fu un colpo duro per il mondo dello spettacolo italiano. Alfredo Papa, 1953-2005. Alfredo Papa nacque a Bari, il 1 novembre del 1953, milanese di adozione, ebbe fin da piccolo il dono della capacità di trasformare la sua voce ed espressione del viso ogni volta che desiderava. Mike Buongiorno, entusiasta del suo talento, lo volle per 3 anni consecutivi al Giro Mike e in varie tournée in America e in Australia, dove ebbe moltissimo successo. Nel corso della sua carriera partecipò a moltissimi spettacoli in Italia in locali famosi, teatri, piazze ed emittenti televisive. Franco Rosi, 1944-2019. Franco Rosi è stato un imitatore che spaziava con grande versatilità e lo dimostra interpretando ben 14 personaggi: Enrichetto, Mike Buongiorno, Corrado, Drupi, Renato Raschel, Enrico Montesano, Domenico Modugno, Topo Gigio, Aldo Fabrizi, Adriano Celentano, Jerry Lewis, Mal, Gianni Morandi e Franco Franchi, e anche DJ Super Decimo, il presentatore a palla stroboscopica da discoteca, il super telegattone della trasmissione Super Classifica Show, legata alla rivista TV Sorrisi e Canzoni. È morto nel 2019 a Magenta. Nicky Giustini, 1964-2017. Nato a Waterford da una famiglia toscana.
Le sue apparizioni televisive iniziano dal 1989 in Vernice Fresca, condotto da Carlo Conti. La prima trasmissione Rai è Buona Fortuna, 1989, condotta da Elisabetta Gardini, seguita da Stasera Mi Butto, condotto da Gigi Sabani. Nel 1992 conduce l'anteprima del Festival Bar, nell'edizione condotta da Gerry Scotti. È stato per diversi anni il protagonista della trasmissione radiofonica di Radio Cuore 2 nel pallone, dove è stato imitatore di numerosi personaggi famosi, su tutti Massimo Boldi, Vittorio Cecchi Gori e Paolo Villaggio. È morto a Pisa nel 2017 a soli 52 anni. Gio Violanti, 1960-2023. Inizia a lavorare come disc jockey nel 1975, in alcune discoteche e radio locali in provincia di Parma. Negli anni 80, parallelamente all'attività radiofonica, inizia a collaborare agli spettacoli di Gene Gnocchi con il gruppo rock demenziale dei Desmodromici, nel quale milita come chitarrista anche Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Nel 1991, insieme all'amico Charlie Gnocchi, costituisce la coppia comica Charlie e Joe, che andrà avanti fino al 2004. Ha lavorato per molte radio, da RDS a Rai Radio 2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105. Gio Violanti è morto nel 2023, era malato da solo un mese, una brutta malattia che non gli ha dato via di scampo e l'ha portato via a soli 63 anni. Pierluigi Zerbinati, 1937-2011. È stato un comico, imitatore e cabarettista. Di origini milanesi e dalla presenza robusta, venne ingaggiato dalla compagnia teatrale Il Bagaglino a fine anni 80, dove divenne famoso per l'imitazione di Bettino Craxi. In seguito recitò anche in diversi film, alcuni dei quali riguardanti sempre il ruolo di Craxi o di se stesso, e in diversi spettacoli teatrali. Partecipò a trasmissioni televisive come Saluti e Baci, Creme Caramel e Bucce di Banana. Durante il periodo di Tangentopoli, Zerbinati, a causa della forte somiglianza, rischiò di subire delle aggressioni per essere stato scambiato per il vero Craxi, che in seguito diventò suo amico. Giacomo Battaglia, 1965-2019. Si esibiva in coppia con Gigi Miseferi, tra i protagonisti del Teatro Bagaglino di Roma, in teatro e in TV con Oreste Lionello e Pippo Franco, e famoso per le sue imitazioni di Sandro Ciotti e Bruno Vespa, spesso ospite del programma Porta a Porta. Nel 1990 il duo ha debuttato in Rai a Stasera Mi Butto. Lì il duo Battaglia e Miseferi vengono notati dal regista Pier Francesco Pingitore, che li scrive per uno spettacolo della compagnia del Bagaglino. Pur colpito da una grave malattia, Battaglia, fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso, ha proseguito la sua attività culturale, scrivendo il romanzo dal titolo Mia madre non lo deve sapere, e a chiunque lo avvicinava ripeteva continuamente: chi non ride è fuori moda.